Divenuto nel tempo uno dei simboli delle festività pasquali, assieme alla colomba, il tradizionale uovo nel cristianesimo simboleggia la risurrezione di Gesù dal sepolcro e quindi la rinascita. Quello classico di cioccolato invece è recente, che sia latte, bianco o fondente, è sempre un regalo molto gradito da grandi e piccini. Come sempre il cioccolato fondente la fa da padrona per Pasqua, è il cioccolato che... finissimo, un cioccolato speciale, un cioccolato particolare, molto buono al palato, al gusto, al sapore. Anche quest'anno poi non sono mancate insolite richieste sul regalo da inserire. In un uovo da 8 kg ho dovuto mettere dentro l'occorrente per fare la pasta, cioè il marito praticamente che ha regalato l'uovo alla moglie con la sorpresa dentro. Cos'era la sorpresa? Era l'occorrente per fare la pasta in casa, cioè il mattarello, il grembiule, come si dice, fanno la parranza, il fazzoletto da mettere in testa e la famosa panara, che a Fano si chiama la panara, no? Oltre alle uova, il maestro pasticcere Stefano Ceresani ci ha raccontato che la vera sorpresa di questa Pasqua è il grande ritorno alle colombe artigianali. Ho capito per l'ennesima volta che la qualità fa il mercato. Moltissime le abbiamo finite, abbiamo dovuto fare un prodotto, una colomba senza lievito, ed è una colomba alla nocciola, alla mandorla e al cioccolato, e questo mi ha dato l'idea di inventare per questa primavera, per quest'estate, un dolce nuovo, diverso, che verrà fuori verso l'inizio di maggio. Ancora devo dargli il nome, però mi ha dato l'idea di quello che sarà il dolce di quest'anno, di quest'estate, a Fano. Allora verremo ad assaggiarlo. Buona Pasqua. Grazie tante.